Allora, è un fatto poco conosciuto, ma nell'aprile del 1941, durante l'invasione della Jugoslavia, le forze italiane che conquistarono l'aeroporto di Nikšić, nel Montenegro, riuscirono a catturare due esemplari di Hawker Hurricane, che furono ridipinti sotto l'insegna della Regia Aeronautica, testati per valutazioni e utilizzati per la realizzazione di film propagandistici, per esempio il film Il ritorno di un pilota del 1942. In questo scenario, che diverge un po' dalla realtà storica, l'Italia è riuscita a catturare quattro Hawker Hurricane dopo averli utilizzato per svariate prove, addirittura per addestramento di nuovi piloti sui pochi monoplani disponibili che non erano già sui fronti principali. Questi quattro Hurricane Mark I vengono assegnati e vengono trasferiti sul fronte nordafricano per rimpiazzare le perdite della 356esima squadriglia, che sarebbe la nostra, che comunque è il fronte un po' più importante perché ci sono alcuni fronti in Grecia al momento, ma ormai ci sono i tedeschi, quindi inizia a essere uno scenario un po' più secondario, e il fronte più importante per il momento è quello nordafricano, quindi questi quattro Hawker Hurricane ci vengono assegnati. Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Don Luca 95 in questa settima missione con la campagna della Regia Aeronautica nel fronte in Nord Africa nel 1941. Continuiamo la nostra campagna dinamica e quest'oggi, come avete visto dal video introduttivo, utilizzeremo un Hurricane Mark I catturato dalla Jugoslavia. Questo sicuramente è una, diciamo, piccola, divergiamo un po' dallo scenario storico, quindi è un evento che non è realmente accaduto, ma è un ipotetico, diciamo, utilizzo di prede belliche. Quindi, anche un po' per valutare la macchina, eccetera. Non riusciamo a comporre due gruppi interi di Fiat G50 perché siamo al momento un po' scarsi. E quindi un gruppo, il nostro gruppo sarà costituito da Hurricane Mark I catturati e il secondo gruppo sarà costituito da Fiat G50. Qui il fronte si è un po' ristretto perché questa isola era nostra, sua A5. E adesso però è in mano al nemico. Quindi devono averla conquistata, devono aver fatto tipo una naval invasion o qualcosa, devono aver invaso navalmente questa isola, perché non è più in mano nostra e il nostro fronte si è ristretto. Quindi al momento non sembra andare troppo bene la nostra campagna. La missione di oggi è scortare degli Junkers 87 tedeschi sempre sull'isola nemica su E5 per bombardarla. E basta, abbiamo nuvole a 1100 metri, sono le 16:30, 6 maggio del 1941. Siamo tenente, abbiamo 11 abbattimenti con 6 missioni, siamo stati abbattuti una volta. E siccome continuiamo a perdere piloti, siamo pieni di piloti inesperti che non hanno neanche fatto un abbattimento finora. Perché continuiamo a avere delle perdite alte? Questo riflette un po' sulle performance anche dei piloti, dei nostri compagni. Facciamo partire la missione. Eccoci qui sulla pista di decollo. Siamo il numero 4, abbiamo appena acceso il motore. Allora, questo è il Mark I del 1938, se non sbaglio, e ha soltanto 8 mitragliatrici Vickers da 7,7 mm invece delle 12 mitragliatrici Vickers da 7,7 mm che aveva l'Hurricane Mark II praticamente. Quindi abbiamo leggermente un po' meno armamento, il motore dovrebbe essere leggermente meno performante. Cabina mi sembra un po' più stretta. Abbiamo uno specchietto retrovisore molto molto utile. Primo Hurricane si alza in volo.
Sì, quindi il gruppo caccia 4 Hurricane e 4 G50 Fiat. Sopra di noi ci sono gli Stuka e vedo anche dei BF-109. Ok, tocca a noi. Decollo. Ok, vediamo come performiamo sull'Hurricane. Abbiamo 8 mitragliatrici invece delle 2 del G50, solo che sono di un calibro molto inferiore perché mitragliatrici Breda del Fiat sono da 12,7, mentre queste sono mitragliatrici da 7,7 mm, quindi molto più piccole, insomma. Però ne abbiamo 8, quindi sulle ali 4 mitragliatrici per ala. Come motore dovrebbe essere un po' più veloce del Fiat G50, non tantissimo. Il Fiat G50 è sicuramente più agile, però noi abbiamo più potenza di fuoco, insomma. Quindi vediamo un po' come ce la caviamo utilizzando questo aereo, che è l'aereo del nemico praticamente, quindi possiamo anche farci un po' un'idea dei nostri avversari, di come performa l'aereo nemico. Abbiamo solo 4 di questi Hurricane, quindi speriamo di non perderne neanche uno. Sta già surriscaldando il motore. Una cosa che non mi piace dell'Hurricane è che imbarca veramente tanto. Non ha problemi di autorotazione, però imbarca veramente tanto, sia in alto che in basso a volte. Abbiamo numero 3 dietro di noi, un po' più in basso, non riesce a stare a passo con gli altri due. Nuvole a 1100 metri. Abbiamo lo stemma, che figata, lo stemma della 356esima squadriglia. L'abbiamo dipinta. La mimetica è veramente carina, mi piace tanto, sinceramente, specialmente il muso giallo davanti. Veramente carina la mimetica. Poi il Merlin. Suono veramente piacevole. Allora, siamo a 1750 metri, Fiat G50 sono un po' più bassi. Abbiamo di non perdere questi Hurricane, se no non li possiamo rimpiazzare.
Sì, comunque l'utilizzo di prede belliche, cioè, è avvenuto veramente nella seconda guerra mondiale, insomma, era abbastanza comune. I tedeschi utilizzarono un sacco di Dewahten 520, per esempio, i giapponesi utilizzarono i P-40, formarono una squadriglia di P-40 catturati. Insomma, 2730 metri. E abbassare anche la manetta. Mettiamola anche a un 70%. Allora, non sono tanto abituato a volare l'Hurricane, specialmente perché abbiamo fatto un sacco di missioni con il G50, quindi ho preso un po' la mano col G50. Non sarò sicuramente molto preciso con le mitragliatrici sulle ali. Io sono sopra di Stuka, i miei compagni sono dietro a sinistra, non so esattamente dove stanno andando, non so se hanno visto qualcosa. Hanno visto qualcosa? Sì, hanno visto qualcosa. Sganciamoci dagli Stuka, andiamo a vedere che cosa c'è. Km/h, una buona velocità. Sì, è sicuramente più veloce del Fiat G50, ma non tantissimo. Si sente però che è leggermente più rapido, leggermente più veloce. Sicuramente è meno rapido nelle manovre. Hurricane, avversari. Attenzione, stanno inseguendo degli Stuka isolati dal resto del gruppo. Quindi c'erano due formazioni di Stuka, non soltanto una. Sono più o meno la nostra stessa quota. E quindi non ho un grande vantaggio su di loro se li attacco, per quanto riguarda la mia velocità o energia. Stuka abbattuto in fiamme sopra l'aeroporto nemico. Ok, abbiamo i nostri compagni a fianco, perfetto. Adesso ci parterà il dogfight. Vedo anche dei 109 sotto di noi. Tedeschi. Vedo veramente moltissimi Hurricane. Vediamo se riusciamo a boom e zoomare su uno di loro. E comunque l'Hurricane intrattiene anche delle velocità critiche molto più interessanti rispetto al Fiat, quindi possiamo spingerci ai 450 km/h, cosa che non farei tanto con il Fiat G50. Ci ho visto. Perfetto, abbiamo preso fumo, cerchiamo di riciclare la nostra energia. Ok, vediamo se riusciamo ad attaccarlo nuovamente. Abbiamo preso in pieno, bella raffica. Questo dovrebbe andare giù. Penso che non ho più tanto motore. Allora, non le 7-7, sicuramente. Oh, attenzione, attenzione, altri Hurricane qua. Iniziamo a prestare attenzione ai suoi compagni però. Oh wow! Siamo inseguiti da un Hurricane.
possiamo perdere un po' di quota per scrollarcelo di dosso. Se non mi prendo l'abbattimento di quell'Aricon lì mi arrabbio, perché abbiamo danneggiato noi, adesso i 109 stanno provando ad abbatterlo. Mettiamo CR6 di un altro. Motore che si sta surriscaldando, abbassiamo un po' la manetta. Si surriscalda molto più facilmente il motore dell'Aricon che quello del Fiat di 50. Lo si surriscalda a delle manetta 80%, 85-90 insomma. Quello che volevo dire è che le 12.7 strappano ali e code, le 7.7 no, non mi sto rendendo conto. C'è un Hurricane seguito da un altro Hurricane. Vediamo se Auris 6 non abbiamo nessuno. Cerchiamo di aiutare il numero 3. Stiamo un po' in difficoltà. Sole maledetto. No, è stato colpito il numero 3. Vediamo se una nostra volta riusciamo a colpire il suo aggressore. Preso le ali, niente di che, visto scintille, ma ho fatto una perdita di carburante, il numero 3 sta andando giù. O forse abbiamo preso l'Hurricane, vediamo cosa fa. Dato giù! Quindi abbiamo abbattuto questo Hurricane. Abbiamo preso il pilota probabilmente. C'è di sì. Mi sa che abbiamo preso il pilota. Forse siamo riusciti ad abbattere due Hurricane. Quello che avevamo danneggiato e quest'altro che ha battuto il numero 3 purtroppo. Vediamo com'è la situazione. Non ci sono più aeroplani nemici ed è una buona cosa. Sono stati abbattuti tutti gli aeroplani nemici. Altro Hurricane, sempre nostro, danneggiato. No, è in fiamme. È stato colpito da qualcosa. Sta andando giù. Abbiamo perso il numero 2. Adesso vorrei attaccare l'airfield avversario tantissimo, ma non so se è azzardato come cosa. Abbiamo tutta l'artiglieria antiaerea che ci spara addosso. No, non ne vale la pena. Concentriamoci su altri bersagli. Siamo da soli, abbiamo tutta l'artiglieria antiaerea che ci spara addosso. Moriamo inutilmente, non è il caso di commettere sacrifici inutili. Specialmente per come sta andando la campagna ultimamente. Iniziamo a perdere troppi piloti di caccia, abbiamo troppi piloti inesperti. Per fortuna il secondo gruppo di caccia composto da G50 è ancora tutto intero, non abbiamo perso nessun pilota.
Il nostro gruppo ha perso due aeroplani, purtroppo, quello degli Hurricane. Quindi dei quattro Hurricane solo due stanno rientrando. Allora, abbiamo perso qualche Junkers 87 e qualche Hurricane, basta, non tanti aerei, per fortuna. Il mio amico deve aver perso molti caccia. Attenzione, qui c'è una piccola gunboat che ci spara. Missione completata, perfetto, adesso andiamo a finire le munizioni contro qualche bersaglio di terra se riusciamo a trovarlo. Veicoli parcheggiati o qualche colonna in movimento come questi qua sotto che abbiamo appena spottato, perfetto. Ai ai ai, attenzione però c'è un'artiglieria antiaerea, potrebbe fare danno. Potrebbe fare male, vediamo. Saltata in aria. Fare attacco al suolo, l'Hurricane è perfetto perché le 7-7 vanno benissimo per distruggere bersagli leggeri come camion, jeep. Cos'è? Cosa c'è qui sotto? Sono dei carri armati. Sembra di aver spottato dei carri leggeri. Penso che sono dei carri armati, sì. Adesso di sicuro quelli nel camion ci vedono arrivare. Se la battono. La cosa bella dell'Hurricane è che era veramente facile da riparare e da costruire. Oh, mi ha finito le munizioni. Peccato. Vabbè, dai, abbiamo distrutto due bersagli di terra, probabilmente abbiamo abbattuto due aeroplani. Anche oggi abbiamo fatto la nostra parte. Cerchiamo di rientrare. Con l'ultimo camion è stato molto fortunato.
Ok, stanno tutti atterrandolo, sono in rientro. Gli aeroplani italiani, perfetto. Manchiamo solo noi. Ok, prepariamoci per atterrare. C'è un bel po' di traffico aereo, ma se atterriamo sulla pista solita di sinistra non dovrebbe essere un problema per gli altri. Allora, è da un po' che non atterro con un Hurricane. Speriamo di non fare un brutto atterraggio. Carrello fuori. Flap, in combattimento. Contatto. Siamo atterrati. Affianchiamoci a questo 109 che è appena atterrato. Spegniamo il motore. Ok. Ciao, arrivati ragazzi. Siamo arrivati. Perfetto. Missione completata. Usciamo dall'aeroplano. Chiudiamo la missione. Yes, esatto, perfetto. Abbiamo, come previsto, abbiamo abbattuto due aeroplani.
e abbiamo distrutto due veicoli. Abbiamo abbattuto un Hurricane Mark 2B, ok? Quindi abbiamo abbattuto un Hurricane Mark 2B col nostro Hurricane Mark 1. E dov'è l'altro? Eccolo qui. E questo è il secondo Hurricane che abbiamo abbattuto. Qui non siamo riusciti a salvare il tenente salvatore in tempo, però, come avete visto, il tenente salvatore era stato colpito, aveva preso fuoco, dopo noi abbiamo mitragliato l'Hurricane che l'aveva abbattuto e abbiamo ucciso il pilota molto probabilmente perché è andato giù, è andato dritto, si è inabissato in mare. Della nostra squadra, dei nostri 8 piloti, abbiamo perso 3 velivoli. No, scusatemi, 2 velivoli e basta. Il sergente Ruzin, disperso in azione, che si è lanciato qui in mare, è stato colpito, ed era uno dei nostri Hurricane, il 2. Dopo l'Hurricane numero 3, che era sottotenente Salvatore, che è riuscito ad abbattere un aereo prima di essere abbattuto, ma è morto. Noi abbiamo effettuato 2 abbattimenti, qui ci dice molto ben fatto, l'Italia ha bisogno di piloti come te. Qui di nuovo ci dice che abbiamo preso degli aerei dalle unità di addestramento per rimpiazzare un po' le perdite, perché siamo un po' sotto di caccia. E questa è stata la nostra 7ª missione, ragazzi, volando l'Hurricane. Spero che sia stata di vostro gradimento. Facciamo apply. E questa è la 8ª missione e dobbiamo affrontare la Marina Britannica. Ok, molto interessante, molto molto interessante. Intanto il sergente De Luca, il sergente Drago e Scarpetta, scusatemi, il sergente Scarpetta è stato promosso maresciallo, mentre il sergente De Luca e il sergente Drago si sono uniti alla squadriglia. Perfetto ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, vi auguro a tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e ci rivediamo in uno dei miei prossimi video. Ciao ragazzi, a presto!